prima raccomandazione di ordine generale è quella di tenere il cervello sempre inserito, non dimenticando che in quanto esseri umani siamo dotati di un'arma potentissima che è il nostro pensiero critico. Dovrebbe farci da guida, aiutarci a non cliccare su tutto quello che vediamo per non fare la fine di questo supereroe, l'incredibile Url, il cui superpotere era quello di cliccare su tutto quello che vedeva. Se non si clicca su tutto quello che si vede, impulsivamente, è più difficile rimanere vittima di tentativi di truffa tipici come quelli che ci arrivano per email, il classico phishing, dove in un'email che si presenta apparentemente come proveniente da un servizio privato o pubblico, in realtà si nasconde una truffa volta a rubare le nostre credenziali di accesso, i nostri codici riservati e così via. È sempre il pensiero critico che dovrebbe aiutarci ad evitare di agire di impulso quando ci viene offerto il classico, quello che è detto in gergo, il famoso clickbait, cioè l'esca online, l'articolo che ci invita a cliccare, ad andare avanti, attraendoci per desiderio di soldi facili, oppure per pura curiosità, oppure facendo leva sulla nostra indignazione. Un'altra raccomandazione importante consiste nel ricordare che quello che si mette online è sostanzialmente per sempre. È facilissimo che una qualsiasi foto messa online prenda la strada di un gruppo WhatsApp, finisca in uno screenshot che gira per email, gira per via Telegram, innescando un processo che virtualmente è irreversibile. Qualche raccomandazione anche riguardo le proprie credenziali di accesso. La prima è quella, ove possibile, di proteggere le credenziali di accesso ai propri servizi più importanti, come può essere il proprio conto bancario, la propria posta elettronica, il proprio accesso ai social, non solo con il classico meccanismo di identificazione basato su nome utente e password, ma con qualche livello di verifica in più, che può essere il codice inviato sul proprio cellulare o anche una qualche forma di verifica biometrica. Se si vuole scegliere una credenziale di accesso facile da ricordare, ragionevolmente lunga e sicura, si può usare qualche semplice trucchetto, che può essere scegliere delle proprie frasi personalizzate, ovviamente non questa, perché questa è ovviamente la mia password, vi inviterei a non ripeterla, e sfruttare le iniziali per costruire una sequenza di caratteri che sia ragionevolmente lunga, facile da ricordare e sicura.